Grazie di averci ospitato qui oggi. Allora, io vorrei dire prima di tutto due parole su questo documentario che avete visto. Considerate che è la terza volta, credo, che lo presentiamo, perché è diciamo l'ultima cosa che abbiamo fatto in ordine di tempo. Ci è costato tanta fatica, tanto lavoro, perché in realtà è il frutto della raccolta della vita quotidiana di Sergio, quindi questo regista amico Fabrizio Marini l'ha seguito e ha seguito noi in un anno di lavoro, investendo il suo tempo a farsi raccontare da Sergio tantissime cose che ovviamente abbiamo in parte, minima parte, riversato in questo documentario. Il nostro obiettivo era quello di raccogliere la sua testimonianza, la testimonianza di Emilia, quella di Piera Mendola, Giuseppe Zupo, che sono le persone che hanno versato documenti al nostro archivio. E in ordine di tempo si è aggiunta tutta la documentazione originale di Aldo Moro, che invece di andare in un'istituzione dello Stato, grazie alla volontà della figlia Agnese, è confluita nel nostro archivio e riguarda tutta la documentazione appunto istituzionale, dalla Costituente al 16 marzo del 78, la sua privata di lavoro, sia quella politica. Più di 13.000 fotografie, voi avete visto pochissime fotografie e frammenti in questo documentario, perché in realtà l'archivio è tantissimo materiale, tantissimo impegno e tantissimo coraggio. E dico questo perché mi emoziona molto vederlo, non solo perché io l'ho visto, ho avuto la fortuna di veder nascere questo archivio, perché io sono arrivata in quell'archivio nel 2004, quando facevo una tesi di laurea su Moro. L'archivio non lo conosceva nessuno, ovviamente, perché quella era la casa dove Sergio e Emilia abitavano, e che la carta, diciamo, li ha sfrattati dalla loro abitazione, perché come avete potuto vedere è tutta carta, libri, documenti, audio, video e vari, che va a implementarsi, perché molte persone continuano a dare documenti a Sergio sapendo della sua passione appunto nel conservarli. E ho avuto la fortuna di poter sia entrare in contatto con la sua vita, sia riuscire a capire delle dinamiche che solo leggendo e conoscendo, come diceva Piera Mendola, ritornando sulle carte, ecco, si può davvero conoscere. E ovviamente questo in relazione a argomenti molto importanti che hanno riguardato la storia del nostro paese, che ancora purtroppo non sono chiari. E non parlo, e non mi piace parlare di parole quali misteri, oppure non so, le false verità, oppure tutto questa ridondanza anche nelle parole che si usano su questi temi. Ci sono fatti che non accerteremo mai, perché la dinamica insita in attività illecite, in modo molto, ecco, attività illecite mi sembra molto superficiale come termine, però mi viene da pensare che quando c'è qualcuno che organizza una strategia eversiva, perché questa è stata la storia dei nostri ultimi anni, in cui Sergio diceva bene quando racconta, quando dice: io quando sono entrato nella commissione antimafia, passando per la Moro e poi la P2, ho sommato le mie conoscenze a tutta una serie di studi, approfondimenti fatti sulle carte, ho quasi capito che la storia è una sola, no? E che la storia del nostro paese passa attraverso delle dinamiche di cui poi noi vediamo un po' gli apici, a secondo di come questi apici emergono o meno. Allora, noi oggi presentiamo un libro, Patto di Omertà, che è l'ultimo in ordine di tempo libro che Flamini fa. Allora, innanzitutto devo dire che io penso che ogni libro che lui scriva sia un regalo. Primo, perché a 90 anni è una fatica enorme scrivere un libro come questo, e vi assicuro che lui si alza tutte le mattine, fa colazione, si siede al computer o viene in archivio e lavora tutto il giorno fino a notte fonda, ma lo fa perché è abituato a farlo. Se a lui
e gli togli questo, gli hai tolto il respiro, perché lui vive per questo e l'archivio rispecchia questo, rispecchia la sua, cioè le giornate che voi avete visto rubate, perché in realtà le scene non erano quelle, il regista mentre riprendeva dei documenti ha rubato pezzi di vita in archivio quotidiana che non dovevano entrare nel documentario, poi ce l'ha messi, diciamo, noi abbiamo acconsentito anche delle divergenze che avevamo di opinione, e quella è la vita. Lui scende in archivio, scende perché la sua casa è un po' più sul cucuzzolo del monte, scende in archivio e ogni giorno fa ricerca, ogni giorno concede il suo tempo agli altri per fare, perché quello che lui ha dentro la testa nessun libro e nessun archivio lo può racchiudere. Questo libro racconta uno di questi apici che dicevo prima, cioè il delitto Moro. È ovviamente palese a tutti che un delitto come quello di Aldo Moro, allora presidente della Democrazia Cristiana, esponente del partito Stato, come diceva Zupo nel documentario, non poteva che non essere organizzato e nei minimi dettagli, anche perché per come è andato l'effetto era quello ovviamente voluto a priori e non ha preso una piega diversa dopo. Quando si organizza un delitto del genere che vuole sovvertire l'ordine costituzionale democratico di un paese, va da sé che non potremo mai scoprire tutta la verità su quel fatto, perché se sono responsabili del delitto anche apparati dello Stato, si sono ben salvati e salvaguardati a priori per far sì che tutta la verità non la potessimo avere. Detto ciò, non possiamo neanche accettare che a distanza di più di 37 anni e questo costantemente, perché questo è un'operazione. Adesso parliamo di Moro, ma si potrebbe fare per tutte le stragi che ci sono state in Italia, solo il nostro paese ha avuto un concentrato tale di stragi, omicidi politici, tentativi di colpi di Stato, la mafia al sud che però come dire, ha poi scalato la penisola partecipando a per esempio la strage del 904, che è un insieme, le condanne hanno visto come si è intersecato l'eversione di destra con la mafia, con Pippo Calò e Inar, quindi tanto per capire come i quadri si intersecano e solo le letture d'insieme ci possono far vedere e conoscere la verità. E su Moro ovviamente io parto dal presupposto, poi Carlo D'Adamo credo in ordine di tempo sia l'uomo che più di tutti ha fatto un lavoro serio senza tentare di infangare Flamini, si può dire questa cosa, no? No, dico questo un po' sorridendo perché mi chiedo se non fosse stato perso così tanto tempo in questi 37 anni a dire che Flamini, come dire, quello dico sì che è uno degli episodi, ma se ne potrebbero raccontare tantissimi di episodi, perché quando in carcere a lui i brigatisti dissero guarda che dietro l'intercapedine sotto la finestra di via Montenevoso, che per chi non lo sapesse era il covo milanese che fu oggetto di due perquisizioni, nella prima fu trovata una parte del memoriale che evidentemente, il memoriale Moro, che evidentemente era parziale, e siccome si capiva che questo memoriale era parziale, Flamini, che non se ne faceva scappare una, andò in carcere a interrogare i brigadisti e a chiedergli ma come mai, dove sta, come l'avete confezionato e via dicendo, e gli dissero chiaramente ma guarda che se vai a via Montenevoso sotto l'intercapedine della finestra c'è una scarpiera e lì dietro c'è il memoriale, ci sono armi, ci sono soldi. Al che lui giustamente dice ma io sono un parlamentare, nell'ordine, cioè nelle mie funzioni non posso far altro che andare dal magistrato, e così fece, andò da Pomarici che gli sbatté la porta in faccia, gli diede non ci fermiamo su questo, ma non fece una perquisizione, non autorizzò una perquisizione dicendo che era impossibile perché quell'appartamento era stato scartabellato mattonella per mattonella e non poteva esserci nulla.
Nel 1990, caduto il muro di Berlino, scoperto Gladio, fondamentalmente era quello il problema centrale, quello che Moro aveva raccontato su Gladio, perché se fosse uscito nel 78, nell'80, nell'82, nell'85 la questione relativa a Gladio, ovviamente il problema sarebbe stato differente. Nel 90 un muratore sotto la finestra, c'erano due finestre, vede un dislivello delle pareti, va lì, apre, vede la scarpiera dietro, senza usare neanche dei mezzi, ma tira proprio fuori il pannello, esce una canna del mitra, il memoriale, dei soldi, vengono i carabinieri e così la storia la conosciamo. In tutti questi anni lui che fa? Siccome non l'ascolta nessuno, scrive i libri. E con questo infatti è il suo modo di raccontare quello che per lui era palesemente da dire a tutti. Scrive libri, La tela del ragno in primis, ma ha una produzione letteraria vastissima. E perché scrive questo libro? E poi mi taccio per far parlare voi due, poi magari ritorniamo sulla... Scrive questo libro perché c'è una nuova commissione parlamentare Moro, che tutti ovviamente, di cui tutti saprete, e il 2 dicembre dell'anno scorso, 2014, lui viene chiamato in commissione perché ovviamente è uno dei più esperti sul tema. E lui va in commissione praticamente dettando l'ordine dei lavori alla commissione, tanto per c'è la sua audizione online, potete leggerla come passatempo, e lui fa il punto di tutte le questioni aperte sulle quali la commissione dovrebbe indagare. E lo fa non in modo presuntuoso, come dire vengo io e vi dico quello che dovete fare, lo fa dopo che la commissione ha ben dimostrato di non avere assolutamente idea di che cosa deve fare, sia perché questi 60 tra deputati e senatori, 60, che mi sembra già un numero esagerato, che guardando i curricula di queste persone si capisce benissimo che non, sia per età anagrafica, sia per estrazione politica, sia per altre ragioni, non possono conoscere e sapere, se non dedicandoci un'altra vita a impegnarsi a fare questo, lui va lì e in modo molto modesto gli dice quello che secondo lui sarebbe importante approfondire e che potrebbero fare perché hanno le armi per farlo, essendo una commissione parlamentare. Devo dire che qualche cosina, ma proprio per essere clemente, è stata fatta, se non fosse che lui ogni volta, perché si sente tutte le audizioni su Radio Radicale, tutte le volte che c'è un audito e si legge lo stenografico o se lo fa leggere, quindi è assolutamente aggiornato, e decide che però ci vuole un libro che, come dire, visto che c'è un proliferare anche di nuova saggistica su Moro da quando si è insediata la commissione, sulla quale non mi esprimo, ci vuole un libro che faccia un po' il punto su uno dei documenti cardine della versione brigatista, e cioè il cosiddetto memoriale Morucci-Cavedon. Morucci lo conoscete tutti, Cavedon forse a qualcuno non suona familiare, ma era un giornalista importante, praticamente vicinissimo, cioè della Democrazia Cristiana, se così possiamo dire, che è un po' il coautore del cosiddetto memoriale Morucci. Carlo lo sa, io lo so, perché abbiamo fatto lavori specifici sulla documentazione, su anche piccoli fatti, via Fani per esempio. Il memoriale Morucci è completamente in antitesi con i documenti ufficiali, ma dalla perizia balistica, la perizia sui corpi, qualsiasi documento. La tempistica. Su tutto. Il numero delle persone implicate. Esatto, eppure il memoriale Morucci è Cavedon, è la verità ufficiale sul caso Moro. Certo è che una verità ufficiale bisogna trovarla a un certo punto della storia, no? Qualcuno ci prova a metterla davanti e dire ecco siamo arrivati, è questa, adesso basta, però finché noi possiamo, come dire la nostra, continueremo a farlo in questi termini.
E faccio un'ultima battuta, ovviamente poi invitandovi a leggere il volume, che è sicuramente molto ricco e che ripropone tutta una serie di domande che sono ancora aperte appunto nell'introduzione. Però una delle cose che più di tutti credo che poi diciamo strida con coloro che ancora continuano a dire ma no, ma si sa tutto, è tutto chiaro, sono stati solo i brigatisti, ma alla fine Aldo Moro era un democristiano, voglio dire, no? Perché c'è anche l'omicidio di Moro ha agito una campagna di distruzione della persona. Perché io quando ho conosciuto Flamini mi sono chiesta, ma perché un senatore comunista o un ex comunista si deve tanto battere per salvare la credibilità, la vita di uno che era un democristiano? Questa da studentessa universitaria, poco, diciamo, la Democrazia Cristiana, quelli della mia età la inquadrano, diciamo, in un modo solo, non hanno visto sfaccettature positive, no? La versione partito-stato è la cosa più umana che si poteva dire. E io non ho capito all'inizio qual era questo accanimento suo nel cercare di riabilitare forse la figura di un uomo politico che alla fine era un democristiano. E invece no, perché Aldo Moro era l'uomo che per eccellenza, secondo me, adesso poi che ho studiato, approfondito, rispecchiava un modo di fare politica, il dialogo, il confronto, tutte cose che adesso sono scomparse, che non esistono proprio, in Moro trovavano un'unione e poi aveva quella capacità di far parlare chi non avrebbe mai parlato e di mettere insieme contesti e persone anche in diverse parti del mondo che io non ho trovato in nessun altro politico che ho studiato. Era ovvio che quell'uomo in quel momento storico particolare doveva sicuramente essere distrutto. E questo è stato distrutto Moro, è stata distrutta la credibilità di Moro, perché per più di 20 anni c'è stata una campagna spietata contro la persona, ma da quella banale ai suoi discorsi e la sua scrittura sono incomprensibili. Io ho sentito discorsi di Moro che si trovano su YouTube che sono meravigliosi e non trovo nulla di pesante, arcaico, difficile da comprendere. E dall'altra parte mi sono sempre chiesta, ma una volta che tu, brigatista rivoluzionario, hai rapito l'uomo più importante del panorama politico in quel momento e sei riuscito a farlo parlare, a scrivere, a farti dire quali erano questi segreti dello Stato, a fargli rinnegare la politica, perché Moro si distaccò dal suo partito, perché ucciderlo? Non era più rivoluzionario lasciarlo libero e tu saresti uscito vincitore nella battaglia, e soprattutto i suoi scritti, renderli pubblici per tutti. Lì la vera vittoria, quella sarebbe stata la rivoluzione per il brigatista rivoluzionario. E allora è ovvio che, visto che la storia non è andata così e visto che ovviamente gli scritti di Moro sono stati oggetto di un patto tra il potere e i brigatisti, è da qui che si deve delineare la storia che stiamo cercando di raccontare oggi. Grazie. Quando Sergio Flamini scrisse Il covo di Stato, aveva già al suo attivo 5 libri dedicati a fatti particolarmente gravi della storia italiana. Ma con Il covo di Stato, a mio parere, ci fu un salto di qualità. Perché? Perché qui sono documentati in modo preciso tutta una serie di covi gestiti dal SISDE in via Gradoli 96. Tutta una serie di appartamenti che risultavano di una cooperativa IMICO o che risultavano di società come la Gradoli, SRL, la Case Roma, la GUS, eccetera, eccetera,
erano in realtà delle società di copertura dei servizi, e una serie di personaggi come Domenico Catracchia, come Bonori, come Conso, dico bene, sia il padre che il figlio, erano uomini di fiducia dei servizi. E perfino l'ingegner Ferrero, quello che aveva dato in affitto, senza fare nemmeno un contratto regolare, ai brigatisti proprio quell'appartamento al secondo piano di via Gradoli 96, era uno che veniva dalla Siemens, era uno che era un fiduciario dei servizi e uno che poi infatti ha fatto carriera, è diventato un boss della Finmeccanica, ha una bella villa a Castiglion della Pescaia e è uno che, se seguiamo la sua storia, vediamo che da lì è iniziata la sua carriera. Perché intorno al caso Moro ci sono una serie di storie che si incrociano. Alcuni muoiono per lo Stato, per esempio gli uomini della scorta di Moro, altri fanno carriera e utilizzano, diciamo, l'occasione per offrire con il loro silenzio, con la loro omertà, nascondendo le prove, depistando fin dall'inizio, l'occasione per diventare personaggi importanti. Sono talmente tante le strade che portano a scoprire cose indicibili intorno all'omicidio di Moro, al rapimento di Moro, alla gestione della prigionia di Moro, all'uccisione della scorta, che bisogna procedere passo per passo per evitare un effetto che potrebbe sembrare depistante quando troppe cose si accumulano e quando dietro una porta se ne aprono delle altre. Bisogna fare un'operazione filologica come quella che ha fatto Flamini con Patto di Omertà. Mi spiego meglio. Le stesse personalità dei servizi che gestivano il covo di via Gradoli le ritroviamo anche in via Fani. In via Fani, al numero 109, noi troviamo una serie incredibile di personaggi che sono implicati nella strage. Uno è quello che aveva messo questa Austin Morris, targata Roma T 50354, proprio all'incrocio, e questa Austin Morris non solo ostacola l'auto, la 130 blu di Moro, che non riesce a districarsi dalla ganascia perché davanti alla 128 familiare dei brigatisti dietro c'è l'alfetta della scorta, e qui sulla destra, messa proprio lì fra i piedi, distante dal marciapiede, c'è questa Austin che dà riparo a qualcuno che spara da lì, tanto è vero che vengono trovati dei bossoli lì a destra, vengono contrassegnati con la lettera T, vengono fotografati. Bene, quella Austin Morris apparteneva alla società Foggio delle Rose, una società di copertura dei servizi, il cui boss si chiamava e si chiama ancora, perché è ancora vivo, Patrizio Bonanni. Non risiedeva in via Fani numero 109, ma quella mattina era lì. Bene, circa di fronte a questa macchina c'era una Mini Cooper. Questa Mini Cooper, che aveva come targa Roma T 32330, offre un riparo a delle persone che sparano contro l'alfetta di Moro e che non sono i quattro brigatisti vestiti da avieri dell'Alitalia, sono due senza divisa, due in borghese. Ci sono tutti i bossoli fotografati fra quella Mini e l'auto successiva. Da lì saltano fuori, da quel marciapiede, quindi altre due persone che sparano. Eppure nessuno fa delle indagini sul proprietario di quella Mini. Si chiamava, perché questo è morto, Tullio Moscardi, ex reclutatore di gladiatori della decima MAS,
organizzatore delle prime reti Stay Behind in Italia nel 1944, a Firenze aveva fatto dei danni, a Bologna anche mettendo in piedi la banda Versino, e poi nel dopoguerra aveva vissuto in via Panisperna 206 a Roma per diversi anni insieme a Nino Buttazzoni, il famoso comandante Nino Buttazzoni della decima MAS, che poi diventerà dirigente dell'amico Peri, una grandissima impresa di recuperi marittimi legata ai servizi. Erano amici e hanno vissuto senz'altro fino al 47-48 insieme in una specie di garage attiguo a una caserma dei carabinieri a Roma, insieme a una serie di irriducibili della decima MAS con cui organizzavano i primi attentati nel 47, nel 48, nel 49 a Roma. Ho parlato con la sorella qualche anno fa e lei mi ha detto che almeno in un'occasione aveva portato un camion di rifornimenti in via Panisperna e che c'erano questi ragazzi così bravi, così legati l'uno all'altro, che condividevano tutto, per cui gli ufficiali e la truppa mangiavano alla stessa mensa, dormivano nelle stesse camerate ed erano legati, diciamo, da questa fedeltà all'ordinamento. Erano degli versori che avevano fra di loro anche questo Tullio Moscardi. Beh, Tullio Moscardi, secondo quello che risulta, abitava temporaneamente lì al numero 109 di Via Fani. Ma non basta. Se noi proviamo a fare delle altre indagini su Via Fani e dintorni, vediamo, e questa scoperta si deve al regista Ferrara, che lì al numero 109 c'era una ditta di Bruno Barbaro, la impresa Andex, e questo Bruno Barbaro era il cognato del colonnello Fernando Pastore Stocchi, quello che era nella segreteria del generale Miceli del SID e che era responsabile della base di Capo Marraggio in Sardegna. Bene, la ditta aveva il 98% di azioni alla moglie Licia Pastore Stocchi, che era la sorella del gladiatore. Il 2% era di questo Bruno Barbaro, che era però l'amministratore unico della ditta e che lì, proprio al numero 109, ospitava dei giovani funzionari che facevano i loro verbali, facevano il loro controllo del territorio, perché le basi stanziali servono a questo, sono come le caserme dei carabinieri. Il signor Bruno Barbaro abitava subito lì dietro, in via Madesimo 40, c'è da dire che tutto il palazzo epicentro del Blitz apparteneva e appartiene ancora oggi all'ENPAF, l'Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Farmacisti, il quale evidentemente era funzionale ai servizi. Al numero 40 di via Madesimo, che è la strada subito lì dietro, in un altro palazzo, anche questo dell'ENPAF, il signor Bruno Barbaro e la moglie avevano la loro abitazione, il loro garage, e la moglie aprirà lì al numero 40 anche un'altra ditta e poi la chiuderà. Ma non so se sapete che al numero 40 di via Madesimo abitava anche il giudice Pone, Domenico Pone, piduista, segretario nazionale di magistratura, come si chiamava, l'Associazione Nazionale Magistrati, cosiddetta indipendente, al servizio di Licio Gelli, che era quello che aveva organizzato tutti gli affidavit nel 1977 per chiedere alla magistratura americana di non mandare in Italia Sindona, il quale poveretto era perseguitato in Italia per il suo anticomunismo. Questo Domenico Pone, che poi sarà espulso dalla magistratura, uno degli unici due casi di giudici espulsi, era un giudice di Cassazione, era un giudice importante, il suo numero di telefono era nell'agenda telefonica di Licio Gelli. Abitava lì, in questa palazzina dell'ENFAT, in via Madesimo 40, ma non basta. Dove via Madesimo finisce in via Stresa, beh, ci abitava proprio il colonnello
Fernando Pastore Stocchi. Quella palazzina aveva il numero 37 su via Madesimo e il numero 148 su via Stresa. E pensate, il numero 148 di via Stresa era quello in cui abitava Fernando Pastore Stocchi. I numeri 150, 152, 154, 156 di via Stresa erano gli affacci su via Stresa del Bar Olivetti. I numeri 119, 117, 115, 113, 111 erano i numeri degli affacci su via Fani del Bar Olivetti. Il numero 109 era il numero da cui si aveva accesso, sempre nello stesso palazzo, agli uffici del SISDE e anche alle abitazioni civili. Dal numero 109 abitava anche il signor Maurizio Bonanni, credo che sia parente di quel Patrizio Bonanni di cui abbiamo parlato prima, che era del Grande Oriente d'Italia e aveva il 33° grado. Beh, tutti in questo palazzo dell'Empaf. Speriamo che ci fossero anche degli inquilini normali, ma non è finita qui la storia. Alla fine del palazzo dell'Empaf, dove via Madesimo, che fa da bretella fra via Stresa e via Fani, finisce in via Fani, beh, abitava al numero 71 l'ex criminale di guerra, ordinovista, diventato un pezzo grosso dell'MSI, Languasco Aurelio Fu Giuseppe, il quale era stato indagato perché apparteneva all'entourage di Delle Chiaie, che era latitante. Dopo l'attentato a Bernardo Leighton avvenuto a Roma alla fine del 75, in cui era implicato anche Delle Chiaie con Concutelli, Delle Chiaie era ancora latitante, lo cercavano e nelle indagini la questura arriva anche a questo Aurelio Languasco, che era lì anche lui e presidiava tutta la zona. Allora, quello che aveva intuito, aveva detto, aveva scritto, aveva motivato Sergio Flamigni, se andiamo nei particolari si rivela di una intuizione sorprendente, perché la memoria è eversiva e grazie agli archivi che sono stati conservati e grazie all'accumulo delle conoscenze e grazie alla desecretazione oggi di archivi americani e inglesi che diventano leggibili e grazie alla possibilità di accesso oggi di archivi informatizzati come quello del Catasto, per cui si possono fare le piantine di via Madesimo, di via Fani e confrontare effettivamente le cose, grazie all'archivio informatizzato della Camera di Commercio, grazie all'archivio informatizzato della motorizzazione civile, oggi è possibile in tempi relativamente brevi accedere a dei dati che una volta c'era bisogno di mesi di ricerca e di scambi di corrispondenze. Ma la cosa non è finita. Non è finita perché quando pensavamo che ci fosse quindi lo Stato dietro tutte queste cose, avevamo individuato soltanto una parte della verità. È vero che Sergio Flamigni aveva già scritto Trame Atlantiche, ma è proprio così. Quando io, con le prime scoperte, nelle prime ricerche, scrissi Chi ha ammazzato la gente di Iozzino, lo Stato in via Fani, avevo colto soltanto una metà della storia. In realtà in via Fani c'è la NATO fin dall'inizio. C'è la NATO perché? Perché lì troviamo una camera di compensazione in cui sono presenti il SISDE, il SISMI, la Gladio, la P2, Ordine Nero, questa camera di compensazione, questo collegamento fra via Fani e via Gradoli è possibile solo a un livello superiore, a livello di chi ha la camera di regia, e non è il livello dei brigatisti, ma non è nemmeno il livello dello Stato, è il livello della NATO. È il livello della NATO perché
l'OAS da una parte, la Ginter Press dall'altra, Ordine Nuovo dall'altra, sono tutte organizzazioni che hanno sì un'interfaccia nazionale, francese, portoghese, italiana, ma che hanno la cabina di regia nella NATO. Tanto è vero che uno dei primi tentativi, diciamo, di far fuori De Gaulle viene proprio dall'ambiente dell'OAS e viene proprio da quelle, diciamo così, spinte che nascevano in ambito NATO. Perché? Perché De Gaulle voleva difendere la sovranità nazionale francese e voleva che la cabina di regia, il bottone per premere l'ordine di guerra, fosse nelle mani sue e non nelle mani di Bruxelles, della NATO, cioè degli Stati Uniti. Per questo fu oggetto da parte dell'OAS di tutta una serie di attentati e per questo lui decise di uscire dalla NATO denunciando i patti USPA, dicendo: noi siamo alleati della NATO, ma il bottone per far partire i missili e gli aerei dalla Francia lo premiamo noi e non voi. Guardate che in quest'ottica si può vedere anche il caso Moro. Quando Moro scrive una lettera mai recapitata a Martinazzoli, dice: io pensavo a un patto chiaro in cui sarebbe stato possibile pensare a una società che aveva cura per gli uomini, per i servizi, ma siamo in mano a strategie altrui e le nostre mani sono troppo deboli o troppo forti. Una lettera mai recapitata che però ci fa capire come Moro avesse intuito che quelle strategie erano a un livello superiore rispetto a quello del governo italiano. Ma ci sono tantissimi indizi che vanno in questo senso. Ne diciamo uno solo e poi dopo parli un po' tu e poi parliamo del libro che nasce da qui. La Lockheed, scusate la mia pronuncia, aveva una filiale in Italia, la Litton, che poi è diventata la Northrop Grumman International, eccetera, che c'è ancora a Pomezia, e nel consiglio di amministrazione della Lockheed, che vi ricordo aveva corrotto il governo italiano, il governo giapponese, il re olandese, il governo di non mi ricordo più quale paese, e da noi soltanto Panassi poi è stato condannato per corruzione, ma c'erano tanti altri, no? E che riusciva a vendere gli F-104 che dalla base di Grosseto ogni anno cadevano giù perché avevano questa struttura con le ali molto sottili, una portanza limitatissima, avevano una velocità di stallo talmente bassa che in condizioni di alta pressione cadevano giù e ci sono stati tantissimi piloti italiani morti. Anche a Castiglione della Pescaia, Barzanti, ti ricordi? Anche qui sono molti sempre. Ogni anno ne cadeva almeno uno, come vogliono fare adesso con gli F-35, no? E quindi vendevano, imponevano i loro prodotti anche all'Italia, ma per imporli avevano bisogno di corrompere della gente che comprasse dei prodotti deteriorati a un prezzo molto alto. Bene, la Lockheed aveva fra i suoi amministratori due importanti commercialisti romani che si chiamavano Quintilio Antuzzi ed Ezio Fioravanti. Sapete dove avevano il loro studio? In viale Giulio Cesare 47, dove c'era il covo di Morucci. Morucci, l'autore di questo memoriale insieme a Cavedon. Adesso parli un po' tu, poi dopo continuiamo. Sia Ilaria sia Carlo hanno fornito, credo, elementi più che sufficienti per sottolineare l'importanza dell'archivio. L'archivio ha un valore politico che va oltre alle carte. Le carte contengono tracce di verità, dico tracce, elementi di verità, dove uomini di buona volontà, studiosi di storia,
anche registi, coloro i quali vogliono rappresentare la realtà italiana, se attingono a quelle carte, le studiano, le scrutano, ebbene troveranno brandelli di verità e avranno la strada per arrivare alla verità. Vedete, la verità ha pazienza. Quella che non si manifesta oggi si potrà manifestare domani. Benvenuti ha fatto un film che io apprezzo moltissimo proprio per questa filosofia, quando rappresenta la strage di Portella della Ginestra, ma la rappresenta tanti anni dopo, distaccato anche, direi, dall'emozione in cui la mia generazione ha vissuto quel dramma della strage di Portella della Ginestra, e l'ha fatta sulla base della documentazione. Ho visto che anche successivamente, volendo continuare a collaborare con istituzioni siciliane nel rappresentare la verità di Portella della Ginestra, ho visto venire benvenuti nell'archivio a consultare carte che noi abbiamo, carte in buona parte ereditate dalla Bella, che è stato anche collaboratore nel momento in cui veniva prodotto quel film. Ho detto: la verità ha pazienza. Ed è certo che il modo come Benvenuti, il contributo che egli ha potuto dare alla verità di Portella della Ginestra è ad un livello molto più avanzato di quello che magari gli italiani si sono fatti nel periodo di svolgimento del processo, prima a Viterbo, poi a Roma, dei dibattiti che sono avvenuti. Ecco, seguendo questa strada, l'amore delle carte è anche l'amore della verità, perché la verità l'ho imparato durante la Resistenza, è quell'elemento che ci unisce. Io ricordo, nella mia formazione c'erano anche cattolici, c'erano repubblicani, quante discussioni abbiamo fatto nei momenti in cui si aspettava la notte per uscire, per fare l'azione, e le nostre discussioni erano sul domani dell'Italia, sulle riforme da fare. Ebbene, il punto di congiunzione era proprio di partire dalle condizioni della nostra terra, le condizioni dei contadini, l'esigenza di parlare della riforma agraria, di delineare quello che sarebbe stato il domani. Ed è l'Assemblea Costituente che ci dà ragione nel momento che quei principi sulla base dei quali noi ci trovavamo d'accordo e superavamo, diciamo, l'appartenenza partitica, proprio perché trovavamo la congiunzione al servizio delle masse lavoratrici, dei cittadini che credevamo di poter servire nella nostra lotta di liberazione. Ebbene, quando è venuta l'Assemblea Costituente abbiamo avuto la rappresentanza, grazie a grandi rappresentanti, dirigenti politici che hanno saputo fare tesoro dell'esperienza, ma hanno capito che cos'era la Resistenza, quel sentimento unitario, quella capacità di unire che doveva essere trasmessa, ed è il testamento spirituale che la Resistenza ha dato all'Italia. Ed è, credo che bisogna partire sempre, io nella mia attività politica ho sempre cercato di partire di lì, di essere fedele a quei principi, e il principio della verità è uno di quelli che trovi poi in tutti gli ideali. Tu avrai il cattolico, discuterai con lui, ma
poi si possono fare dibattiti filosofici sul criterio, sull'interpretazione della verità, che cos'è la verità, ma la verità nel concreto, quando vuoi svolgere un'attività politica rivolto a migliorare l'assetto, rivolto a migliorare le condizioni di vita del tuo popolo, evidentemente che ti trovi più facilmente d'accordo, trovi l'elemento, il denominatore comune. Ecco, la verità è l'elemento che unisce. Direi che uno degli uomini, i più grandi uomini politici che io ho conosciuto, sono quelli che aspiravano ed erano fedeli a questo principio. E Moro è senza dubbio uno di questi. Moro ha avuto una grande capacità di unire le varie forze, essere un mediatore, ascoltare tutti, ascoltare le varie correnti politiche, capire i punti di congiunzione, quello che di positivo c'era in ognuno dei partiti che lui voleva unire, e sapeva che da ognuno poteva avere energia sufficiente per portare avanti la situazione politica italiana. Questo metodo del dialogo, del confronto, della discussione, questa pazienza che a volte è stata mal interpretata, cioè dire i continui rinvii nel suo modo di governare, quando i tempi non erano maturi, lui preferiva rinviare per arrivare ad un traguardo che fosse il migliore possibile, ed è certo che viene stroncato nel momento in cui lui ha raggiunto il massimo della mobilitazione, della possibilità di unione, quando è da parte del Partito Comunista con Berlinguer si espone la teoria del compromesso storico e da parte di Moro si espone quella del confronto e del dialogo, vi è quindi una possibilità di incontro dei due mondi e della possibilità di adeguare, di rafforzare le istituzioni democratiche con una maggiore partecipazione. Ebbene, quel momento è stato però mal visto dalle forze straniere che si sono ingerite nella nostra situazione. Vedete, c'è un scritto di Moro nel memoriale, c'è un brano che riguarda proprio la strategia della tensione, parla di Piazza Fontana, indica le responsabilità e non ha parole, diciamo, di ritegno per dire anche che le responsabilità sono nel suo stesso partito, e dice che vi è la complicità dei servizi segreti italiani, del SID, perché all'epoca eravamo ancora nel periodo in cui si chiamava SID, al momento della strage di Piazza Fontana, al momento della strategia della tensione. Gli anni 1969-1974 sono gli anni bui, gli anni delle stragi. Non c'è solo Piazza Fontana, c'è anche l'Italicus, la strage di Brescia. Abbiamo stragi di sangue italiano e c'è l'ingerenza straniera. E Moro dice che tutto parte oltre confine, da un'organizzazione specializzata. E tutto viene per rimettere, dice Moro, per rimettere l'Italia sui binari della normalità. Dopo le vicende del 1968 e dopo l'autunno cosiddetto caldo. L'autunno caldo l'abbiamo vissuto
chi si ricorda, è stato il momento della ripresa delle lotte sindacali, delle lotte operaie, lotte unitarie, e Moro era uno di quelli che riponeva grandi speranze nelle lotte operaie di quel momento. Non a caso lui è stato uno dei fondatori delle ACLI, è sempre stato attento al movimento cattolico, a quello sano che tendeva alla collaborazione, non a quello che tendeva alla scissione. Ormai erano superati gli anni che avevano dato esperienze negative e vi era un'esigenza da parte delle masse popolari, delle masse operaie, di tutte le correnti per l'unificazione. Quello è stato il momento che ha portato i maggiori benefici all'Italia. I salari vennero ad essere conquistati ad un livello che faceva, che portava l'Italia molto avanti anche rispetto ad altri paesi europei, quindi una condizione di beneficio per il nostro paese. Moro, quando si riferisce agli anni del 1968, alle vicende del 1968, si riferisce al spostamento a sinistra che avviene durante le elezioni del 68, al movimento dei giovani, alla nascita del movimento studentesco, alla nascita del movimento femminista. Quindi guarda al popolo italiano, ai fermenti positivi. Bisogna vedere Moro, che da uomo politico avveduto, naturalmente in una democrazia cristiana di vecchi tempi, si doveva limitare all'alleanza col Partito Socialista e purtroppo doveva anche subire degli smacchi, mentre invece quando ha la libertà, nel senso sente di assaporare una condizione nuova, perché è il popolo italiano che si muove, perché nascono dall'Italia fermenti nuovi. Il dibattito culturale di quegli anni era un dibattito molto elevato, che vedeva la partecipazione, una grande partecipazione. Ecco, noi dobbiamo considerare l'uomo politico Moro, che è stato stroncato proprio per questa sua sensibilità, ed è stroncato, abbattuto da un'ingerenza straniera. E guardate che l'ingerenza straniera era già pregressa, aveva radici lontane, perché già nel 1964, durante il cosiddetto colpo di De Lorenzo, durante quella crisi politica del governo Moro, si progetta il rapimento, si progetta addirittura la sua uccisione. I brigatisti non hanno inventato niente. Quel progetto è roba del 1964. C'è un'intervista da parte di un dirigente dei corpi specializzati addestrati a Cesano, la scuola militare di Cesano, che è stata rilasciata anni dopo, nel 1967, pubblicata sia da Pecorelli in Mondo Nuovo, sia da ABC, dal direttore di quel giornale, un'intervista dove dice che lui era stato chiamato da un ex ministro della difesa italiano. E chi poteva essere un ex ministro della difesa italiano che in quel momento congiurava contro la Repubblica? Pacciardi lo aveva chiamato e gli aveva ordinato di preparare
un attentato che doveva portare alla prigionia di Moro, e se la situazione politica non si fosse regolamentata, tutto doveva essere attribuito alla responsabilità delle sinistre e Moro doveva essere ucciso. Lo ha detto chi aveva avuto quell'incarico, e dove sarebbe avvenuto questo attentato se non vicino alla casa di Moro, come avverrà poi. E nel 1969, non a caso, pingitore, uomo di destra, giornalista, diciamo del cabaret di destra, che scrive un articolo e dice e chiede: ma è sicura la vita del nostro presidente? E indica i punti dove lui potrebbe essere oggetto di attentato. Esamina i tragitti che Moro da casa sua per andare a Palazzo Chigi o per andare al Parlamento italiano. E guardate, indica la strada di via Fani, il punto di congiunzione con via Stresa, uno dei punti dove può avvenire l'attentato, dove la vita di Moro è in pericolo. Questo un articolo 1969, nel momento in cui Moro ha le posizioni avanzate, in cui dice occorre una strategia di attenzione verso il Partito Comunista, si batte dentro la Democrazia Cristiana per una svolta a sinistra, e la bomba di Piazza Fontana è interpretata da molti: tu vuoi la strategia dell'attenzione? Noi ti diamo la strategia della tensione. Ed è la risposta per frenare quella politica. E non è un caso che chi era più vicino, cioè gli uomini di destra, avessero queste notizie e potessero anche uscire articoli come quello a cui facevo riferimento adesso. Ecco, ma la vita di Moro a fianco di quella di Berlinguer sono state oggetto di attenzione dei servizi segreti internazionali. Ma tutto il periodo della strategia della tensione è sangue italiano che scorre perché lo vogliono all'estero, perché vogliono fermare la democrazia italiana. Dobbiamo anche mettere in rilievo che non sufficientemente vengono capite queste cose nella massa. Non c'è da parte dei partiti l'avvedutezza di guardare avanti. Purtroppo elementi divisori ci sono anche per l'azione che dall'estero si fa e si agisce, e all'interno della Democrazia Cristiana, dove appunto si cerca di isolare Moro e anche i suoi amici, e come del resto all'interno del Partito Socialista si cerca di emarginare quegli uomini che hanno svolto un'attività unitaria, e viene avanti una nuova generazione, però è quella generazione che non presta attenzione a quella che è tutta la situazione internazionale e i veri pericoli che incombono sull'Italia. Ecco, è così che si arriva poi nel 1977. Io leggevo lì tra le tante carte che abbiamo che ci sarebbe necessità di avere la partecipazione di tanti giovani ad esaminarle queste carte. Leggevo un importante intervento di Kissinger ad un convegno avvenuto dopo la sconfitta del Partito Repubblicano nelle elezioni americane. Nelle elezioni americane del 76, novembre 76, quando vince Carter. Ebbene, nel 77 Kissinger organizza un convegno che ha per titolo l'eurocomunismo
è la situazione italiana e teme, e ci sono vari interventi, è un documento desegretato da poco perché i lavori di quel convegno sono stati segretati per tanti anni. Ho detto da poco siamo venuti a conoscenza di quello che soprattutto Kissinger dice, e fra le altre cose, dopo avere una polemica contro Berlinguer per non credere a Berlinguer quando dice che ci deve essere il rispetto di tutti i diritti umani e individuali e collettivi, la concezione che ha il Partito Comunista nel rispetto delle libertà, l'esigenza del riconoscimento del pluralismo politico, culturale, religioso, quello che vuole la nostra Costituzione. E sempre da Togliatti in poi i comunisti hanno imparato che la via italiana al socialismo era dettata dalla Costituzione repubblicana, e contro questa concezione polemizza Kissinger e dice: possiamo credere a queste idee? E lui cerca di dimostrare che non ci si deve credere, e poi dopo però c'è il pericolo, mostra che in Europa c'è una crescita dell'influenza dei partiti comunisti, che questa politica dell'eurocomunismo ha portato un rafforzamento, soprattutto in Italia. Ebbene, bisogna fermare questo processo. Però al tempo stesso il modo per gettare un allarme che arrivi anche al Partito Democratico statunitense, cioè che queste idee che sono del Partito Repubblicano si trasferiscono anche allo Stato Maggiore del Partito Democratico americano, questa è un'esigenza del momento, lui dice, e tranquillizza dopo aver mostrato una certa preoccupazione dicendo: però noi siamo riusciti a mantenere la sopravvisione sulle attività segrete affinché queste rispettino l'etica e le finalità che sono proprie del nostro paese, quindi l'ingerenza americana è teorizzata. L'importante, e questo lo dice, siamo nel 1977, nella seconda parte del 1977, ci avviciniamo al 78. Nel 78 abbiamo la richiesta del Partito Comunista di entrare nel governo, si apre la crisi di governo, l'ambasciatore americano viene richiamato a Washington, Gardner esce quel famoso comunicato che dice che le forze democratiche, i democratici si riconoscono nel momento in cui c'è bisogno di fermezza nei confronti delle forze antidemocratiche, e fanno appello perché la posizione degli Stati Uniti nei riguardi dei partiti comunisti non è per nulla mutata, compreso il Partito Comunista Italiano. È la risposta secca per cui il Partito Comunista non deve entrare nel governo, ma non deve nemmeno entrare nella maggioranza di parlamentare. Non si deve concordare con i comunisti un programma di governo. Invece Moro va dritto, non fa altro che ricevere nel suo studio di via Savoia tutti, anche quelli i più modesti dei parlamentari, per convincerli, quelli che sono contrari alla collaborazione, per uscire da quella crisi. E guarda la coincidenza, proprio in quel momento i brigatisti scelgono, mentre prima avevano programmato
il rapimento di Moro che avvenisse in maniera incruenta nella chiesa di Santa Chiara, decidono che l'attentato va fatto in via Fani con la soppressione della scorta e intervengono in aiuto dei brigatisti, uomini che i brigatisti stessi non conoscono. La documentazione è chiara, anche Carlo ha dimostrato come è avvenuto, chi è che spara da destra, non sono soltanto quelli vestiti da aviere, ci sono altri che sparano, c'è addirittura chi spara il maggior numero di colpi in quell'attentato e l'arma non viene mai ritrovata, l'individuo non sarà mai riconosciuto, la verità si vuol far passare per quella che è descritta nel cosiddetto memoriale Morucci. Ma quel memoriale è un memoriale concordato tra brigatisti e dirigenti della Democrazia Cristiana, i dirigenti della destra della Democrazia Cristiana. Cavedon, io nel 1980, in quell'epoca in cui si faceva quella, si creava, si costruiva quella verità di Comodo, io giravo per le carceri e mi ricordo un giorno che arrivo a Rebibbia e Franceschini, quando sto per andare proprio dove erano le celle dei brigatisti, mi ricordo che Franceschini mi vide per cui nel corridoio, mi chiamò e mi disse: ma stai attento, qui questi qui non vogliono mica cercare la verità. Quando diceva questi qui, diceva i democristiani, diceva Cavedon, diceva quelli, la Suor Teresilla, quelli che si occupavano in nome della Democrazia Cristiana e dell'onorevole Piccoli, che all'epoca era il luminare, il dirigente della Democrazia Cristiana. Questi qui vengono per raccomandarci di fare silenzio, di non dire quello che sappiamo. Vogliono, ci promettono l'amnistia, di non parlare più con te. E io avevo dei colloqui con loro. Quando arrivo da Solini mi prega di non andare più, perché lui ha avuto delle promesse sostanziali, e non vogliono farsi vedere nei colloqui con me. Erano preoccupati per quello che mi avevano detto. Da allora in poi io ho saputo dei loro contrasti, da quelli come Franceschini, che non accettavano assolutamente un compromesso, non volevano accettare di vendere il silenzio, di pattuire sulla base del silenzio le bugie. Erano per la verità, perché anche loro poi erano in carcere quando c'è stato il caso Moro, e quindi loro avevano tutto da guadagnare nella conoscenza della verità, mentre gli altri pensavano di dover perdere, di perdere la prospettiva dell'amnistia. Ecco che è venuto fuori quel documento che è rappresentato appunto dalla verità di Comodo. Ma per diventare verità ufficiale passa per il Quirinale. Suor Teresilla, incaricata da Cavedon, lo porta a Cossiga. Cossiga lo manda a Gava, che era ministro degli interni. Gava chiama il capo della polizia a Parigi. Parigi fa la grande spettacolo, il grande spettacolo. In occasione del 9 maggio annuncia alla procura della finalmente quel documento che doveva andare subito alla magistratura, arriva alla magistratura dopo mesi e mesi. E quando arriva alla magistratura è il capo della polizia in definitiva che se ne fa garante.
e quando i magistrati ricevono, lo ricevono accettandolo come la verità, la sentenza ordinanza di priore, che era la sentenza ordinanza del Moro Quater, dice che ormai si conosce tutto, perché Morucci e Faranda hanno dichiarato tutta la verità. Più o meno io sintetizzo, questo è il contenuto. E poi invece che cosa succede? Succede che poco dopo scoprono il quarto uomo, quello che in quella sentenza ordinanza veniva detto come il quarto uomo era una pura invenzione di Flamini naturalmente, eccetera. E poi quando smentiscono le stesse verità che mi avevano raccontato i brigatisti a me, su via Montenevoso non si doveva mettere in dubbio che non vi erano né i manoscritti, non vi era nient'altro che quello che era stato messo a verbale. Ebbene, invece viene fuori che arrestano il quarto uomo, perché Moretti, ormai in accordo anche lui, forse in un momento di euforia, quando rilascia l'intervista a Rossanda e a Mosca, si lascia scappare la verità, dice del quarto uomo, dice non fa il nome, si capisce, però dice che era uno di Roma, che era stato già arrestato, che poi era stato messo in libertà, ne fa praticamente la biografia, fanno subito i poliziotti in modo, hanno elementi per poterlo individuare, lo arrestano, lo mettono sotto torchio e poi c'è la conferma da parte di Faranda che evidentemente Maccari era anche lui uno che faceva il carceriere. Ecco, per dirvi la verità come è stata inventata, ma non è la verità. La verità ha pazienza, vedete, con un po' di tempo è venuta fuori e questo libro cerca di contribuire alla verità. Tutto qui. Nell'aprile del 78 la direzione del PC manda il Presidente della Repubblica Napolitano negli Stati Uniti. Era l'aprile del 78, rientra prima dell'omicidio di Moro, quindi verso metà aprile mi sembra. All'interno del PC, che cosa è successo, diciamo, dal punto di vista delle relazioni internazionali? Questo, con chi si è incontrato? Ricordiamo che poi Napolitano è diventato recentemente, è stato insignito del premio Kissinger nel tempo. Che contatti ha avuto? Che cosa ha riportato alla direzione del PC, se Flamini ne ha in qualche modo conoscenza? E la questione, i rapporti di Moretti con i casati stampa, mi piacerebbe capire questa storia di questo mitico, questa sfinge, no? Sì. Un mitico. Il tuo parere su quello che si comincia a delineare, qualcuno comincia a parlarne, come per esempio la famosa Tangentopoli del 92, come etero diretta a sua volta dall'estero, qualcuno ne comincia a parlare, per esempio. Come, insomma, una specie di strategia per azzerare una classe politica italiana un po' recalcitrante, se possiamo. La P2 rappresenta ancora un problema per la democrazia, esiste ancora, ci sono o a ritornare o governando. È stato detto negli anni dell'uomo che potrebbe aver avuto la banda della Magliana nell'individuazione della prigione di via Montalcini, e anche si è vociferato a più riprese di un incontro fra
Piccoli e qualche altro esponente della Democrazia Cristiana con Giuseppe Pucci, che era uno, il capo della banda della Magliana. Questa notizia all'epoca in Parlamento e comunque tra voi partiti politici venne fuori, ne eravate al corrente oppure avete saputo tutto successivamente? Siamo da Tommaso, okay, che è l'ultima in ordine di tempo. Era Tommaso Belli che ti ha fatto la domanda. Tommaso, sì, io vorrei rispondere a lui dicendo che noi siamo venuti a conoscenza di questo incontro di Piccoli con alcuni dei banditi della Magliana quando Piccoli è stato interrogato da Lupacchini, che faceva l'indagine sulla banda della Magliana. Quindi siamo già negli anni 90, quindi molto dopo allo svolgimento del caso Moro, e ci ha naturalmente molto, almeno per quanto mi riguarda, meravigliato, anche se questo trova un riscontro in un comportamento di Piccoli durante lo svolgimento dei 55 giorni, perché la sua corrente era molto scettica e ci è sempre sembrato che l'intento fosse da parte della destra della Democrazia Cristiana proprio rivolto a creare una situazione di difficoltà alle operazioni che dovevano essere fatte, perché io sono convinto che Moro poteva essere salvato soltanto ad opera della polizia, dei carabinieri, dello Stato, degli apparati dello Stato ben diretti, perché l'incarico dalla Chiesa del settembre 1978 che recluta carabinieri, poliziotti che erano già nella polizia. La polizia aveva gli strumenti, se naturalmente quel personale specializzato fosse stato ben utilizzato, coordinato, ebbene avrebbe dato dei risultati. Dalla Chiesa raccoglie i risultati soltanto quando Moro è stato ucciso, ma viene incaricato dopo che Moro è stato ucciso. Ero io presente il 21 di marzo 78 quando i rappresentanti dei partiti della maggioranza che si era appena costituita si riunì a Palazzo Ghigi per siglare il decreto dei provvedimenti straordinari. Ebbene, ricordo bene che fra le rivendicazioni che noi ponemmo, le richieste, io, Pecchioli e Violante rappresentavamo il Partito Comunista in quella riunione, fra i provvedimenti che noi proponemmo c'era quello di istituire un corpo adibito al totale coordinamento tra i corpi specializzati, e ricordo che ci fu l'opposizione della Democrazia Cristiana, in particolare della corrente Dorotea, l'opposizione di Vitalone, era Vitalone uno dei rappresentanti, l'altro era il sottosegretario che era anche aveva anche la delega dei servizi segreti, e c'era Cossiga, ma soprattutto Cossiga disse che non si poteva fare perché l'arma dei carabinieri era contraria, e ricordo che Pecchioli disse: ma dice, non vogliono sottostare alla direzione dei questori,
alla direzione del personale civile. Mi ricordo che Pecchioli disse: ma date il coordinamento, la direzione del coordinamento a un buon carabiniere che c'è senz'altro nell'arma, e facciamo presto perché qui non dobbiamo perdere ore. Ed eravamo riuniti, eravamo già alle 9 di sera, avevamo cominciato la riunione alle 4, avevamo stabilito diverse cose, ma questo che era il punto fondamentale, perché era il problema della mobilitazione immediata per trovare la prigione di Moro, per liberare Moro, su quello non trovammo assolutamente appoggio. Ecco perché dico che è stata una sorpresa quando nelle riunioni ufficiali la Democrazia Cristiana si comportava così, e poi dopo Piccoli al tempo stesso andava a contatto con la banda della Magliana cercando di poter agganciare in quella maniera, avere informazioni. Era una farsa secondo me, perché certamente non era la banda della Magliana che avrebbe potuto risolvere, come del resto tutte le organizzazioni mafiose, che pure richieste dalla Democrazia Cristiana. C'è stata una prima fase di mobilitazione della mafia, della camorra, ma poi successivamente, subito dopo all'arrivo in Italia di Picenic, l'esperto americano, anche mafia, camorra, tutti si dissociano e chiedono la morte di Moro, non ne vogliono sapere di dare una mano per individuare dove si trovasse la prigione. Io volevo rispondere. Sì, ci sono un po' di domande. Io provo a rispondere a una, cioè diciamo a un... Scusate. Via Montalcini è stato detto, no? E Sergio prima parlava del covo. Allora mi ricollego anche a un'altra cosa: questa nuova commissione parlamentare, a parte il fatto che c'è un deputato che si chiama Piccoli Nardelli dentro la commissione Moro, come tante altre cose, cioè che nonostante sia la figlia di Piccoli, voglio dire, ci sarebbero degli elementi per i quali alcune persone dentro una commissione che indaga su un omicidio politico, diciamo, forse dovrebbero non starci, però questa è una mia opinione personale. Detto ciò, una delle vicende centrali del caso Moro, per esempio, è dove è stato tenuto Moro 55 giorni, e il memoriale Morucci e i terroristi sono tutti quanti schierati nel dire che Moro è stato tenuto 55 giorni in via Montalcini. C'è questo racconto rocambolesco di via Fani con tutto il tragitto di fuga, il trasbordo di Moro in un luogo dove ovviamente il trasbordo era impossibile, fino all'arrivo in via Montalcini, dove era stata creata appunto un'intercapedine di pochissimo spazio, un metro per due e mezzo, una cosa del genere, dietro ovviamente un'intercapedine senza una finestra, senza un bagno, senza nulla, dove Moro su una brandina dormiva. Un po' l'immagine ce l'abbiamo un po' dal film di Ferrara, dal vecchio film di Ferrara, c'è il film di Buongiorno Notte di Bellocchio, e come ricordava il signore, il film di Martinelli, Piazza delle Cinque Lune, che ritengo, nonostante un po' la fiction del film, perché era un po' quello, per esempio l'azione di Via Fani, il film di Martinelli, quando il regista viene nel nostro archivio e studia i documenti, si rende conto di un particolare: tutti i brigatisti sostenevano il tamponamento e il tentativo di Ricci, che era l'autista di Moro, che mentre gli sparavano dal baro Olivetti, dal lato sinistro della macchina, lui faceva avanti e indietro tra la macchina corpo diplomatico, che era quella che aveva rallentato e fermato allo stop, e appunto la macchina della scorta che lo seguiva, e quindi che ci fosse stato questo
diciamo, tentativo eroico dell'autista che nonostante gli spari continuasse a uscire da questa morsa. Prima Carlo ci faceva vedere pure la mini posta in un punto tale che impediva ciò. Martinelli, il regista, quando va a ricostruire la scena di Via Fani, vede sui volumi della commissione parlamentare le foto di Via Fani e non c'è alcun tamponamento tra le due vetture. Allora, quello che era passato per... ma ancora si dice questa cosa del tamponamento, perché poi c'è una vulgata su Moro e una verità... Scusa, preciso una cosa. Non c'è tamponamento tra la macchina di Moro e la macchina di fronte. Esatto. Ma c'è un piccolo tamponamento. Assolutamente, assolutamente. Perché su questa cosa ci abbiamo... Assolutamente. C'è il tamponamento... Allora, la dinamica è pressoché questa. Tanto che... c'è anche una, diciamo, una negazione reciproca tra Morucci e Moretti. Moretti guidava la macchina corpo diplomatico. Allora, quando Mosca e Rossanda, come ricordava Sergio in quella famosa intervista ovviamente registrata dai magistrati, chiedono a Morucci, ma c'è stato il tamponamento? Lui dice no, perché il tamponamento avrebbe allarmato la scorta, che sarebbe ovviamente, si sarebbe messa in guardia, come dire, come minimo, parliamo di 5 uomini armati, e in più noi dovevamo garantirci la superiorità e potevamo essere in superiorità solo nel momento in cui loro non si aspettavano un attacco. Morucci invece dice che c'è stato questo tamponamento e nel memoriale racconta questa cosa. Allora, la perizia sui corpi e sulle autovetture di Via Fani fa vedere chiaramente come, a parte il fatto che Ricci, che era l'autista, che sedeva sulla macchina che non tampona la macchina corpo diplomatico, viene ucciso quasi all'istante, quindi è impossibile che lui faccia queste manovre per tentare di uscire dalla morsa. In più, il lato destro che tutti vogliono negare ancora oggi, e cioè quel lato dove tutti dicono di non aver sparato, perché ti dicono il fuoco incrociato sarebbe stato pericoloso per noi e per Moro che esce illeso. In realtà Leonardi, che era il capo scorta e l'uomo più addestrato tra tutti e l'uomo più pericoloso, colui che avrebbe dato la vita per Moro, ma che erano, oltre che uomo era amico, e che sedeva alla destra di Ricci, quindi sul lato destro, viene ucciso quando lui neanche se ne accorge, con traiettorie da dietro verso davanti. Ciò vuol dire che mentre la macchina corpo diplomatico guidata da Moretti rallenta allo stop, perché c'è uno stop, quindi non è una situazione di allarme il fatto che la macchina dinanzi a te rallenti allo stop, mentre Moretti rallenta e conseguentemente rallentano anche le macchine della scorta di Moro, qualcuno sul lato destro, con la copertura della macchina piazzata in mezzo alla strada, e per mettere questa macchina qui, la notte avevano bucato le ruote del fioraio che stava in quell'angolo e che quella mattina non c'è, e c'è quell'auto, quindi quell'auto fa parte, non è una macchina a caso, fa parte dell'organizzazione dell'agguato. Leonardi viene colpito solo da dietro, lui non la vede la persona che gli spara, non può reagire, non ha capacità di reazione. Eliminato Leonardi con una traiettoria come se io sono qui seduta da dietro, sparare dal lato sinistro eliminando Ricci e convergere il fuoco sulla macchina dietro dove Moro non c'è e quindi le traiettorie possono essere libere, tra virgolette, è ovviamente parti in vantaggio. Allora, negare oggi che una commissione parlamentare appalti alla Digos una perizia? No, una imperizia. Una imperizia tardiva che ha il pregio di essere devastante dal punto di vista informativo, perché il Corriere della Sera ne fa un video scoop dove si dice hanno sparato solo dal lato sinistro, ovviamente, contro, assolutamente, contro le perizie, contro tutto quello che era stato acclarato in tanti anni, dà l'idea di quanto questa commissione parlamentare sia estremamente
vacua nella ricerca della verità e sono molto, diciamo, come dire, buona, debole con le parole, e quanto determinate strade non vogliano essere prese. E lo dico perché, oltre a tutta la dinamica di Via Fani all'arrivo in questo fantomatico numero 8 di Via Montalcini, io abito lì vicino. Via Montalcini è una strada residenziale con palazzine basse di 4 piani, diciamo, una sorta di strada tranquilla senza nemmeno un negozio, e un parco davanti che è Villa Bonelli, estremamente silenzioso, una delle zone più, ce ne sono tante, una zona silenziosa. Una zona in cui se la mattina qualcuno esce e sbatte più forte la porta, lo sentono anche due palazzine dopo. Allora, pensare di portare Aldo Moro e costruire un intercapedine non particolarmente insonorizzata in una zona del genere già fa un po' sorridere, però Via Montalcini comunque potrebbe essere un covo d'appoggio, un covo per chi va, per chi viene. Loro definiscono essere Via Montalcini il covo per 55 giorni. Ora, posto che non c'è una sola prova, non ce n'è una che lega Moro a Via Montalcini, se non le testimonianze discordanti dei brigatisti, che anche confrontate, quelle dei quattro che dovrebbero essere lì, sono tutte una diversa dall'altra, non ce n'è una uguale all'altra. Posto questo, la perizia sul corpo di Moro, che è un documento, diciamo, uno dei più attendibili che si può avere, e che il fratello Carlo Alfredo Moro, morto, ma autore di un libro bellissimo che è Storia di un delitto annunciato, un piccolissimo libro che sicuramente in una biblioteca come questa può trovarsi, ma che difficilmente si trova altrimenti in giro, il fratello dice: se mio fratello Aldo Moro fosse stato tenuto in questa intercapedine per 55 giorni, di sicuro il suo corpo avrebbe risentito dell'ambiente. Allora, Aldo Moro, la perizia dice, essere in perfette condizioni igieniche, come un uomo che si è fatto una doccia almeno una volta ogni 3 giorni. I brigadisti sostengono che Moro non si è mai lavato se non con un catino che loro gli portavano ovviamente dentro questo intercapedine e che lui a fatica ovviamente usava per lavarsi. Aldo Moro risulta essere abbronzato dalla perizia. Non ha nessuna atrofia, e un uomo della sua età che per 55 giorni è chiuso in un buco va da sé che non può e che non cammina, perché ovviamente la circostanza non lo permette. In più dice che i polmoni hanno respirato in uno spazio aperto, mentre nell'intercapedine di Via Montalcini non c'era neanche una finestra. Allora, questa cosa che io dico a voi l'hanno letta tutti i magistrati, che Moro è morto il 9 maggio del 1978, quindi la perizia non è di 20 anni dopo, è di allora. Tutti i magistrati, tutti coloro che hanno indagato su questo, hanno letto questi elementi, ma ve ne potrei continuare a dire moltissimi altri che negano, ovviamente, come la stessa morte, cioè Moro, loro dicono di averlo ucciso in via Montalcini e poi da via Montalcini essere andati in via Gaetani. Bene, il corpo di Moro non si muove dalla posizione in cui gli hanno sparato. Cioè, le buche non c'erano solo oggi a Roma, c'erano anche allora, tra l'altro si parla di molti chilometri che la macchina da via Montalcini avrebbe dovuto fare fino a via Gaetani, e è impensabile che ovviamente un cadavere in un bagagliaio, tra l'altro gli sparano ripetuti colpi in un condominio la mattina, cioè, sono tutte cose che a me fanno sorridere, a noi fanno sorridere drammaticamente, ma i magistrati che avrebbero potuto dire ai brigatisti che sostenevano ciò, ma non mi dire una balla come minimo, questo non è stato fatto. Allora io alla commissione parlamentare, diciamo, Flamini gliel'ha suggerito in modo molto diretto, questo è il discorso di via Montalcini, cioè trovare dove Moro è stato tenuto, il covo o più covi,
dove Moro è stato tenuto per 55 giorni, perché non si può pensare che da via Fani si sia spostato fin laggiù, perché la prima cosa che a un uomo intelligente che progetta un delitto del genere viene da pensare è che tu giri l'angolo e scompari. Cioè, il primo covo è immediatamente nelle vicinanze del posto dell'agguato, tanto che infatti ci sono molte prove che portano a questo, compreso Pecorelli che dà elementi importanti che riportano a questo. Comunque, queste potrebbero essere delle indicazioni per la commissione, io non vorrei continuare. C'è un dettaglio che io vorrei sottolineare. Sì. I famosi Kleenex infilati nei fori dei proiettili. Cioè, noi abbiamo nel nostro immaginario collettivo i brigatisti che sparano a Moro nel garage mentre lui è in macchina. E i film ci hanno aiutato anche a consolidare, a creare l'immaginario collettivo. Bene, da quello che risulta, nei fori dei fatti nel corpo dei proiettili ci sono dei Kleenex, come se qualcuno avesse voluto impedire al sangue di fuoriuscire per sporcare la macchina, esatto. Mi pare, no? Sì, sì. È così. Ecco. Allora, può dire che è stato ucciso e poi rivestito, oltretutto. Cioè, anche questa cosa qui non è stata mai sottolineata in maniera eclatante, perché già questo, già pensare che qualcuno ha infilato dei Kleenex nei fori dei proiettili presuppone un'attività. A parte indagativa che avresti dovuto fare se fossi un magistrato, mi viene da dire, no? Che questi elementi sono elementi di 37 anni fa. Certo. Ora una nuova commissione dovrebbe ripartire da questo. Le incongruenze, non andare a chiamare in ordine temporale tutti i magistrati che hanno lavorato su questo, tutti i poliziotti, cioè anche coloro che sono stati chiamati dalla commissione, le audizioni sono abbastanza... come dire, non lo dico. No. Detto ciò, allora io parto dalla prima, che era aprile 78, Napolitano negli Stati Uniti. Sì, io ero presente proprio il 16 marzo, io subito dopo la sospensione della seduta alla Camera mi recai a Via delle Botteghe Oscure. E Napolitano doveva partire per gli Stati Uniti. E mi ricordo. A fare cosa stanno chiedendo? Doveva. Aveva in calendario delle conferenze presso una serie di università. Aveva dei colloqui con personale accademico. Questo è quanto risultava. Era ospite di personale accademico e chi aveva insistito, perché già gli era stata negata questa possibilità quando Kissinger era il segretario di Stato e aveva impedito precedentemente. Con la nuova amministrazione questi professori erano ritornati alla carica ed avevano ottenuto il nulla osta, quindi lui doveva partire e, visto quello che era successo, era in segreteria, io non ero presente al colloquio con Berlinguer, ma sono stato informato da Dama, che era un funzionario, quello che faceva i verbali durante le riunioni della direzione del partito, e lui mi ha detto di questo colloquio, che Berlinguer lo convinse perché Napolitano voleva rinunciare, visto quello che era accaduto, e immaginava uno svolgimento importante, quindi chiedeva di rinviare. Berlinguer invece era perché lui andasse, perché considerava questo suo viaggio come un riconoscimento del PCI, seppur in un momento drammatico, dati i precedenti di conflittualità con il vecchio segretario di Stato, il fatto di avere avuto quel permesso non bisognava farlo cadere. E Napolitano è partito con l'avallo di Berlinguer. Io so questo, punto e basta. Poi
su questo non credo si possa ricamare tutto quello che si potrebbe aggiungere per le posizioni politiche di Berlinguer, per le posizioni politiche di Napolitano, che diverse volte sono state in contrasto, ecco, questo nulla toglie, ma io voglio semplicemente testimoniare quanto io so. Sarò schematicissimo. Prima Sergio Flamini ha alluso alla riunione del 23 marzo del 78 in cui si stabiliscono le misure straordinarie contro il terrorismo. Bene, nell'articolo 12 del decreto del numero 57 si fa obbligo a tutti i proprietari degli appartamenti di denunciare entro 48 ore nome, cognome, eccetera, eccetera, di chi occupa gli appartamenti, anche se li occupa a titolo gratuito e anche con contratti verbali. L'EPAF aveva tutta una serie di inquilini eccellenti, non comunica niente. L'ispettrice Tintisona, a 38 anni di distanza, non trova niente da eccepire e dice alla commissione Moro nuova: purtroppo la documentazione, dice l'ente interessato, è andata perduta a causa allagamento. Ora però l'EMPAS è proprietario anche di una palazzina in via Savoia numero 31, dove c'era lì vicino al numero 88 dall'altra parte della strada, un centinaio di metri, lo studio di Moro, e lo tengono d'occhio, lo tallonano da vicino, e lì in quella palazzina c'erano tutta una serie di società, Lloyd, Tirrena Assicurazioni e altre assicurazioni, che dopo vanno a confluire nella attuale evoluzione della Tirrena, la Groupama, eccetera eccetera, internazionale. Ma quello è il terreno in cui c'era quel campo con le infiorescenze che rimangono attaccate alla 132 in cui è stato portato via Moro. Ma allora guardate che effettivamente la ragnatela è molto densa e l'EMPAF c'è dentro fino in fondo. Questa è la prima cosa che volevo dire, ma volevo dirne un'altra. C'è chi sulla cosa Moro, sul caso Moro, fa carriera. Un delinquente che era il dirigente della Digos Romana e si chiamava, non so se è ancora al mondo, Carlo De Stefano, fa un verbale falso. Dopo 4 giorni lavorativi restituisce al signor Patrizio Bonanni quella Austin Morris che era stata messa lì dopo aver rotto tutte le gomme del fioraio Spiriticchio per poterla mettere lì, gliela restituisce dopo 4 giorni lavorativi. Perché? Perché il 19 era sabato, il 20 era Pasqua, il 21 era Pasquetta, beh, il 23 gli restituisce la macchina, quando invece mi ha fatto notare Sergio Flamini, a uno a cui aveva rubato la macchina e che viene utilizzata dai brigatisti, viene lasciata in via Livia Stresa, dopo 2 anni non gliela avevano ancora restituita, beh, a lui dopo 4 giorni gliela danno indietro. Allora, fa un verbale Carlo De Stefano in cui dice che sulla parte destra c'erano tutti i vetri rotti e non è vero niente, c'è solo un vetro rotto sulla parte destra, scusate, sulla parte sinistra, mentre dice sulla parte destra solo l'ultimo è rotto e invece sulla parte destra, che non si vede mai nelle foto, sono tutti rotti. E poi dice, è parcheggiata davanti al numero 109, non è vero niente, il numero 109 è più di 30 metri più a monte, dall'altra parte della strada. Grazie a questo verbale falso e a questa sottrazione di prove, farà carriera e diventerà addirittura sottosegretario alla difesa, dopo essere diventato prefetto, il signor Carlo De Stefano. Ma ci sono altri che fanno carriera con il loro silenzio. E qui non vorrei sollevare un guespaio, ma grazie al fatto che sono stati ministri degli interni e hanno taciuto pur sapendo che cosa era successo, D'Alema prima e Napolitano dopo fanno una brillante carriera. E il primo bombarda per conto della NATO la Jugoslavia in una operazione che è quella che oggi continua con l'Ucraina, e l'altro, che è amico di Kissinger ed è andato di recente anche a prendere un
un premio e si è fatto fotografare accanto a Kissinger, il quale è un criminale di guerra e negli Stati Uniti viene contestato dagli studenti delle università perché è dietro il golpe cileno ed è dietro tutti gli assassini politici che sono stati messi in piedi dagli Stati Uniti attraverso la NATO in questi ultimi 30 anni, bene, anche Napolitano ha fatto carriera e abbiamo visto come sta trattando la Costituzione e come è fedele a quegli ideali che il PC invece portava avanti anni fa. Sergio, abbiamo 6 minuti, ti posso dire le ultime 2 domande rimaste sarebbero: Tangentopoli del 92, se è eterodiretta, cioè in sintesi ovviamente, e il problema della P2 e la democrazia se c'è ancora oggi. Se tu riesci magicamente in 2 minuti a rispondere a tutte e due. Dunque, per quanto riguarda, ci provo per quanto riguarda la P2, anche perché sono sicuro, dato che le conclusioni proposte dalla Commissione parlamentare d'inchiesta, che era presieduta da Tina Anselmi, non è stata applicata. Tutte le indicazioni date dalla Commissione per evitare il ripetersi di metodologie quale quelle che vennero applicate dalla loggia segreta P2, quelle indicazioni non sono state messe in pratica, quindi poiché si tratta di una materia dove il segreto domina, naturalmente non posso garantire, nessuno mi può garantire che oggi la situazione sia migliorata in maniera diversa, con i dovuti adattamenti. È molto probabile che le infiltrazioni di tipo piduista sussistono tuttora nei gangli del potere italiano, soprattutto in certi settori che erano quelli più inquinati, che hanno più collegamenti con l'estero, è molto probabile che fenomeni di tipo massonico siano tuttora presenti. Ecco, questo senza poi volere dare un benestare per tutto quello che si dice in materia massonica, perché anche qui bisogna basarsi sui documenti. Ad esempio, quando esce un libro che ha avuto grande successo, come quello dei Massoni, intitolato I Massoni, dove l'autore mi dice di avere documenti, di averli depositato presso dei notai, ma lui non li tira fuori, non li mette a disposizione degli studiosi, non può conquistare la mia buona fede fino a quando io non sono in grado di giudicare sulla base di quei documenti. Se perché se quei documenti fossero, avessi la prova che quei documenti corrispondono veramente alla verità, è per me un attestato che addirittura abbiamo un peggioramento della situazione rispetto a quella sulla quale abbiamo indagato. Ma se tu mi dici che questi documenti non li puoi rendere pubblici, non li vuoi rendere pubblici, ma li hai depositati presso un notaio, ecco, questo non mi va bene, non mi mette in grado di avere un giudizio tranquillo e sereno. Non so che cosa posso aggiungere nello specifico, se Tangentopoli sia stata manovrata, sicuramente anche lì ha giocato fortemente la P2. Guardate chi poi, andiamo a vedere i risultati, chi ha beneficiato dal punto di vista politico del massacro che ha causato Tangentopoli. E beh, io non sono entusiasta di come la situazione è evoluta da quel momento in poi,
Mi sembra del resto, facendo oggi il bilancio sulla situazione della corruzione, abbiamo ancora una volta un peggioramento e non abbiamo quel risanamento che era necessario. Quindi anche lì, con ogni probabilità, c'è stato chi ha approfittato di una situazione per cambiare, ma non per cambiare nel senso di un rinnovamento che comportasse anche una vera moralizzazione, ma un cambiamento per consentire degli affari che sono stati poi quelle delle privatizzazioni eccessive che si sono sviluppate, di un certo indirizzo nel campo economico, e allora il discorso si farebbe molto grande e prenderebbe un altro indirizzo che va ben oltre a quello che ho scritto in questo libro.